Un caro saluto da Diego Fusaro. Si continua a discutere dell'orribile omicidio di Giulia Cecchettin ed è intervenuta anche la sorella Elena Cecchettin con un virgolettato che viene riportato anche dal sito di La 7. Così ha detto Elena Cecchettin: uomini, fate mea culpa, anche chi non ha mai fatto niente, chiuse le virgolette. Ripeto, uomini, fate mea culpa, anche chi non ha mai fatto niente. Allora, concediamoci un breve commento di questa frase che subito dirò essere una frase demenziale e surreale. Rispettiamo il dolore di Elena Cecchettin, un dolore immenso, indescrivibile, che merita solo rispetto. E tuttavia questo dolore non dovrebbe portare a parole in libertà tanto assurde come quelle che ella ha pronunziato, perché, l'abbiamo detto infinite volte, la colpa morale e giuridica è sempre dell'individuo, non valgono le generalizzazioni che pure si è tentati talvolta di fare, in questo caso colpevolizzare l'intero genere maschile, anche chi non ha mai fatto niente, usando le parole di Elena Cecchettin. Ma perché mai chi non ha mai fatto niente, chi si è sempre comportato bene, chi ha sempre rispettato tutto e tutti, dovrebbe fare un mea culpa, dovrebbe sentirsi in colpa, se la colpa, ripeto, è individuale per definizione? Non si accorge la signora o signorina Elena Cecchettin che questo è un vero e proprio razzismo di genere, analogo a quello orrendo di chi dicesse che tutti i neri sono ladri o che tutti i biondi sono furfanti? Ecco, frasi che sarebbero giustamente condannate, perché sono effettivamente condannabili, però nel caso del genere vengono liberamente dette come se fosse la cosa più ovvia del mondo, e quindi si può dire che sostanzialmente tutti gli uomini sono colpevoli, anche chi non ha mai fatto niente. Ecco, è una follia allo stato puro, non v'è che dire, e credo che si possa ben dire intelligenti pauca.